a tutti ragazzi, si sta finalmente avvicinando il Natale. E cosa c'è di bello a Natale? L'albero, il presepe, i regali, soprattutto i regali. Ma ci sono anche i colloqui con i genitori. Ebbene, sì. Io non ho mai capito il senso di questi colloqui, ma vabbè, ci penseremo dopo. Ci sono un sacco di persone, però, tipologie di persone che possiamo incontrare durante questi colloqui. Per prima cosa i genitori. I genitori possono essere anche rappresentanti di classe, rappresentanti di tutto, non sapranno mai come si chiama il tuo professore o la tua professoressa e che materia fa. Quindi, ai colloqui, non sanno benché minimamente dove andare. Ma ci sono due tipologie di persone importanti: i genitori furbi che si portano i figli per aiutarli a capire dove devono andare, e ci sono invece una tipologia assurda che io chiamerei i genitori zombie, perché non portano i figli e li vedi vagare per tutta la scuola come se fossero degli zombie, con il loro fogliettino in mano, la loro penna e con i professori scritti sul foglio, che avrà scritto sicuramente il figlio, ma anche loro capiranno mai. Infatti, tu non sei andato ai colloqui perché magari avevi da studiare o avevi da fare altre cose, volevi fare altre cose che non c'entravano niente, ti trovi sempre la chiamata di tuo padre, di tua madre. Anna, come si chiama il professore, la tua professoressa di italiano? Di filosofia? Di inglese? Ok, ciao, ti voglio bene. Ciao. 5 minuti dopo. Ciao Anna, come si chiama la tua professoressa di filosofia, di storia, di arte? Sì, ok. Ciao, ti voglio bene. Ciao. Questo accade ogni 5 secondi da quando iniziano i colloqui. Poi tu vedi che tuo padre e tua madre sta tipo tutta la giornata là fuori a parlare con i professori, ti immagini che abbia detto qualcosa di sostanzioso? No, 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 no e no. A questi colloqui, se uno va bene, il professore dice che va bene, che non c'era bisogno di venire a scuola e che poteva anche non venire, ma poi quando non viene dice che non viene mai, quindi vabbè. Se invece tu sei mediamente bravo, il professore ti dirà: sì, va bene, intelligente, ma non si applica, ovviamente. Questa è la solita frase che diranno sempre. Mentre invece, se tu vai male, non diranno mai che vai male, cioè diranno sempre che sei un ragazzo vivace, che devi studiare un po' di più, che si devi impegnare un po' di più, che sei intelligente, ma non c'è voglia di fare niente, e questo. Quindi saranno prettamente inutili. Più che altro, i professori potranno anche parlare dei loro fatti che non c'entrano con la scuola, magari ti raccontano dei figli, di qualsiasi cosa, ma tutto tranne il tuo vero rendimento. Quindi, questi colloqui sono soltanto un problema, perché? Perché tu vai lì, ti fai una fila peggio del concerto di One Direction, per poi non aver capito nulla. Quindi, se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e soprattutto fatemi sapere nei commenti se anche voi avete questi professori e questi genitori e tutto questo. E se siete disagiati come me. Ciao, un bacio!